Oggi abbiamo uno Spark che monta una GoPro e un companion computer che consente di gestire le funzioni di cambio modo e di ripresa e di scatto foto della GoPro. Inoltre è stato integrato nello Spark un OSD. Come si può vedere, l'OSD che riporta le informazioni di volo è stato reso compatibile con l'OSD della telecamera, che invece ha le informazioni nella parte alta e bassa del video. Il drone è stato configurato per fare in modo che alcuni switch del radiocomando vadano a pilotare direttamente e in modo comodo e user friendly le funzionalità della GoPro. Vai. Così vengono scattate foto temporizzate ogni 5 secondi. Ecco, con questo switch invece è possibile fare delle registrazioni video. E si è attivata l'icona di record. E ci sono anche degli switch aggiuntivi per cambiare il campo visivo a medium, narrow o wide, oppure la risoluzione da 1080p a 2K o a 4K.